Una città cosmopolita, ricca, opulenta, dove convivono e prosperano differenti culture, dove è stato eretto un tempio considerato una delle sette meraviglie del mondo. Da questa descrizione si potrebbe pensare che stiamo parlando di New York, ma non allarmatevi. La storia che stiamo per raccontarvi riguarda la città di Efeso, al tempo dei Romani la più bella e grande città del mare Egeo. Incrocio obbligato tra Oriente e Occidente, testimone delle fortune e del tramonto di personaggi come Creso, Alessandro Magno, San Giovanni, San Paolo. Efeso, gioia e delizia per ogni marinaio che vi sbarcava. Se questo marinaio, che con lo sguardo rivolto alla costa, attende il ritorno a casa dopo una giornata trascorsa in mare, fosse nato a Roma nel secondo secolo d.C., davanti a sé avrebbe una delle più belle città del suo tempo. Per cominciare, partiamo dal nome, Efeso. Ed eccoci già immersi nella leggenda. Secondo alcuni storici, infatti, la città sarebbe stata fondata dalle Amazzoni, le temibili donne guerriere che le avrebbero dato il nome di una loro regina. Altri, invece, lo fanno derivare dalla parola Apis, l'animale simbolo della città, rappresentato anche sulle sue monete. Quello che è certo è che il nome ci giunge immutato sin dai tempi più antichi. Sui fondatori, invece, a parte le Amazzoni, sono quasi tutti d'accordo. Furono gli Achei, scacciati a causa delle invasioni doriche dalla loro terra, l'antica Grecia. Guidati da Androclo, giunsero intorno al X secolo a.C. sulle coste dell'Anatolia, l'attuale Turchia, dove fondarono Mileto, Smirne e appunto Efeso. Come per ogni evento storico che si rispetti, anche la nascita di Efeso parte dalla leggenda. Androclo, figlio del re ateniese Codro, sa che il suo popolo dovrà abbandonare la propria terra. Si rivolge perciò all'oracolo di Apollo affinché gli indichi dove fondare la città che dovrà accoglierli. La risposta è sibillina. Saranno un pesce e un cinghiale a scegliere in sua vece. Androclo, allora, si mette alla guida dei suoi soldati e li conduce sulle coste dell'Asia. Qui, per rifocillarsi, viene acceso un fuoco su cui friggere il pesce. Ma una piccola scintilla fa incendiare le sterpaglie. Un cinghiale che vi si nascondeva fugge terrorizzato. Androclo allora si getta all'inseguimento dell'animale, lo raggiunge e lo abbatte. Quindi scende da cavallo e rende grazie agli dèi per avergli indicato dove sorgerà il suo regno. Il punto dove venne abbattuto lo sfortunato animale era presso la foce del fiume Caistro, a poca distanza da un tempio dedicato alla dea della fertilità, Cibele, adorata in tutta l'Anatolia. Gli Achei accolsero la divinità nel Pantheon greco, assimilandola ad Artemide, dea greca della fertilità, e si ingraziarono così le popolazioni locali. Dove sorgeva il precedente tempio, ne eressero uno dedicato ad Artemide, che verrà in seguito ampliato fino a diventare, intorno al VI secolo a.C., il grandioso Artemision. Mai mossa fu più azzeccata. L'attrattiva costituita dal tempio, unita alla favorevole collocazione geografica, fanno del porto di Efeso il fulcro del commercio marittimo tra l'Asia e la penisola greca. Ma la grandezza suscita l'invidia. E con quella arrivano, inevitabili, le guerre e le dominazioni. Ecco quindi arrivare Creso, re di Lidia, cui seguiranno gli Ateniesi, gli Spartani, i Persiani. Sono secoli scuri, ma gli Efesini dimostrano ancora una volta di sapersela cavare con saggezza. Si barcamenano, infatti, fra i tanti indesiderati ospiti, sfoggiando un grande opportunismo
ma soprattutto grande tolleranza e riuscendo sempre a schierarsi con i vincitori. Una svolta poi arriva una notte del 356 a.C. Un folle in cerca di notorietà a un tale Erostrato dà fuoco all'Artemisio. Secondo i poeti, Artemide non poté preservare il tempio dalla distruzione perché era intenta ad assistere a un evento che avrebbe cambiato la storia. La nascita di Alessandro Magno. Ricordandosi di questa coincidenza, quando anni dopo giunge in Asia per ampliare il suo dominio, Alessandro porta ad Efeso la fine della tirannia e favorisce la ricostruzione del tempio. Seguiranno altre dominazioni fino alla svolta decisiva, il 133 a.C., quando, con il passaggio sotto il controllo dell'impero romano, inizia la vera fortuna della città. Efeso diventa il capoluogo della provincia romana d'Asia. I primi due secoli d.C. rappresentano il periodo d'oro di quella che, con i suoi 250.000 abitanti, è considerata la più grande e opulenta metropoli del continente. Ed è proprio in questo periodo che noi, calandoci nelle vesti di un marinaio romano, immaginiamo di sbarcare nella città per scoprirne le molte meraviglie delle quali a Roma giungono da tempo voci ammirate. Una volta a terra, ci immergiamo subito nel clima accogliente delle terme del porto per rinfrancarci. Certo, preferiremmo quelle di Scolastica, al centro della città. Purtroppo però sono riservate ai nobili del luogo, non certo a poveri marinai. E pensare che noi ne avremmo veramente bisogno, mentre i signori locali le usano secondo i costumi romani per chiacchierare mentre si fanno massaggiare dai propri servi. Comunque, per ricreare quel clima, pur restando nel XX secolo, non dobbiamo faticare molto. Le terme romane, infatti, con il loro sistema di riscaldamento ad aria tramite tubature che attraversano le pareti e il pavimento, hanno dato vita ai ben noti bagni turchi, che ne hanno fatto giungere fino a noi la struttura più o meno inalterata. È con un nuovo spirito che all'uscita ci incamminiamo per la via Arcadiana e ci dirigiamo verso il centro della città. Dovrebbe emozionarci calcare questa strada, punto d'incontro di vie provenienti da tutta l'Anatolia e percorsa dai cortei imperiali al loro arrivo in città. Ma noi più che altro siamo incuriositi dalla gente che siede tranquilla sotto i portici e che si diletta con giochi che in alcuni casi saranno tramandati per secoli o addirittura millenni. Al termine della strada, il benvenuto in città ci viene dato dal maestoso teatro, il più grande dell'Anatolia con i suoi 24.000 posti. Purtroppo oggi è vuoto, non ci sono spettacoli teatrali né combattimenti di gladiatori. Non c'è neanche il Consiglio del Popolo degli Efesini, uno dei due organi amministrativi. L'altro, il Consiglio Consultivo, si svolge nell'Odeon, in un'altra zona. Dovunque si guardi, il colpo d'occhio è stupendo. Chissà come deve essersi sentito San Paolo quando si è trovato proprio qui, nei suoi viaggi per diffondere il credo cristiano, al centro di una vera e propria rivolta. Non deve essere stato divertente, a giudicare da come il fatto viene narrato negli Atti degli Apostoli. Un tale di nome Demetrio faceva tempietti di Artemide in argento che offrivano non poco lucro ai suoi artigiani. Egli li riunì e disse loro: «Uomini,
Voi sapete che la nostra agiatezza deriva da questa industria. Vedete inoltre e sentite per fama che questo Paolo, non solo a Efeso, ma in quasi tutta l'Asia, ha convinto e fatto apostatare tanta gente, col dire che non sono dei quelli fatti a mano. Pertanto c'è da temere non solo il discredito per questo nostro genere di affari, ma che anche il tempio della grande Artemide non sia stimato più nulla e che sia distrutta persino la maestà di colei che è venerata in tutta l'Asia e nel mondo intero. Udite queste parole, essi arsero di sdegno e si misero a gridare dicendo: «Grande è l'Artemide degli Efesini!» E la città fu tutta in confusione. Ma quando la folla dei probabili disoccupati giunse nel teatro e cercò di aggredire San Paolo che vi stava predicando, fu bloccata da uno scriba che li ricondusse alla ragione, convincendoli a rivolgersi al tribunale per risolvere la questione. A San Paolo fu comandato di allontanarsi dalla città. Ma al di là dello scriba, la popolazione si dimostrò ancora una volta più tollerante della stessa Roma, dove il santo non avrebbe certo fatto in tempo a scrivere le famose lettere agli Efesini. Ma da dove viene tutta questa confusione? Ma certo, dal vicino stadio, dove si svolgono spesso combattimenti di gladiatori e di animali. Tradizione che rimarrà nei secoli, se ancora oggi possiamo assistere annualmente a uno spettacolo davvero unico, il Festival della Lotta del Cammello. Ma torniamo a passeggiare per la via Marmorea che si addentra nel cuore della città. Quasi non ci accorgiamo che qui le strade si intersecano sempre ad angolo retto. Questo ci ricorda qualcosa. Già, a Lisimaco deve essere rimasta proprio impressa la pianta ortogonale che Ippodamo da Mileto ha inventato per la propria città, se ha voluto che anche Efeso venisse ricostruita secondo questa struttura. A distogliere da questo la nostra attenzione, ecco una curiosa insegna. Il viso femminile indica la presenza di donne, il cuore rappresenta l'amore, il piede sinistro il lato verso cui dirigersi. Non ci sono dubbi, è la pubblicità della vicina casa di piacere, o lupanare, come lo chiameremo noi marinai romani. Niente da dire, da queste parti sanno come trattare ogni genere d'affari. Poco oltre ci appare un luogo certo molto diverso, un luogo di cultura, la Biblioteca di Celso, così chiamata in onore di un prefetto della provincia d'Asia. Si tratta di una delle più belle costruzioni della città. Certo non ha l'aria di una biblioteca di provincia. La ricchezza qui ha servito anche la cultura. Anche qui notiamo una certa attenzione per l'apparenza, per il primo impatto. Le colonne centrali sono più alte di quelle laterali, e quelle superiori sono più piccole di quelle sottostanti. L'effetto visivo slancia così l'edificio, facendolo sembrare più alto della realtà. Le statue poi danno un certo tono, rappresentando in forma allegorica, come viene spiegato nelle iscrizioni poste sotto di esse, le virtù di Celso. Il gioco architettonico dà più l'impressione di una scenografia teatrale che di una biblioteca.
La funzione intellettuale comunque è svolta a dovere. All'interno, nelle varie nicchie, trovano posto oltre 12.000 papiri e pergamene. Di fianco alla biblioteca, la porta di Mazzeo e Mitridate dà sull'agorà commerciale, cioè una delle zone principali per fare spese di ogni genere, rinomata anche perché direttamente collegata alla via Arcadiana e quindi al porto. Noi per i nostri acquisti preferiamo i negozi che si affacciano sulla vicina via dei Cureti. I personaggi ai quali è intestata sono dei sacerdoti, che prendono a loro volta il nome da semidei famosi quasi esclusivamente per il rumore che amavano fare. E proprio il rumore è la caratteristica della zona. C'è un continuo viavai di gente di ogni razza e colore e un confondersi di lingue e idiomi che ci fanno sentire al centro del mondo. L'Efeso di allora, per la sua ricchezza, la cultura, il cosmopolitismo, la struttura architettonica, era vista come noi oggi vedremmo New York, anche se la gente entra e esce dalle rivendite in una confusione che rende il tutto pressoché identico ai mercati turchi di un paio di millenni dopo. Gli affari dovevano certo andare a gonfie vele a giudicare dalla ricchezza di queste abitazioni. Siamo nel quartiere delle cosiddette case del versante, le più belle della città. Se nel resto della città le costruzioni pubbliche seguono una filosofia precisa, facciate molto belle, appariscenti, in contrasto con i termini scarni ed essenziali, qui il discorso si rovescia. I romani, infatti, sanno bene che i luoghi sacri o di potere resteranno inaccessibili a quasi tutta la popolazione. Quindi quello che conta è l'aspetto esteriore. Per le abitazioni, invece, oltrepassati ingressi e disadorni, si scopre un microcosmo di stanze e stanzette adibite alle più svariate funzioni. È evidente segno di ricchezza l'elevato grado di comfort e la vivibilità di queste case. I cortili interni garantiscono luce e vivacità. Vi è persino un sistema di riscaldamento che fornisce calore ad ogni ambiente. Statue e affreschi, poi, arricchiscono spesso la scenografia dell'insieme. Ma riprendiamo la nostra passeggiata. Un improvviso bisogno ci spinge a entrare nei bagni pubblici. Sì, sì, gli Efesini hanno pensato anche a questo. Il loro senso estetico non permetteva che certe cose venissero fatte dove capita, anche se permetteva di farle in compagnia, visto che i water sono uno vicino all'altro, senza tramezzi. All'uscita ci troviamo di fronte il Tempio di Adriano. Costruito nel tipico stile dell'Asia Minore, ricco di chiaroscuri, il tempio è emblematico del gusto barocco romano del tempo. Sulla porta della cella si nota una lunetta con una figura umana abbellita da racemi e foglie d'acanto. Un fregio ci racconta la leggenda di Androclo e del cinghiale. Ma noi che già conosciamo la storia passiamo oltre ed entriamo nel vero centro del potere cittadino, l'Agorà Superiore. Su di essa si affacciano i luoghi nei quali vengono gestite le varie forme di amministrazione. L'Odeon, una versione ridotta del grande teatro, come abbiamo detto, ospita il consiglio consultivo.
Britaneo è la sede del Senato locale, costituito appunto dai Britani, che hanno anche il compito di tenere acceso notte e giorno il fuoco sacro in onore degli dei. Come al solito, potere politico e potere religioso vanno di pari passo. Nella basilica, poi, dove si amministra la giustizia, le statue di Augusto e di sua moglie Livia ricordano a noi, ai giudici e soprattutto agli imputati, chi è che comanda da queste parti. Ma ora, stanchi dell'atmosfera cittadina così caotica, usciamo dalla cinta muraria per dedicarci finalmente alla più famosa attrattiva locale, l'Artemision. Oggi del leggendario monumento non resta che una colonna ricostruita alla meglio, che sorge in maniera quasi innaturale dalla campagna. Ma l'effetto che faceva il Gran Tempio agli occhi di ogni visitatore doveva essere all'epoca davvero strepitoso, se fece dire allo sbigottito Pausania: ho visto i giardini di Babilonia, la statua di Giove Olimpio, il colosso di Rodi, le piramidi d'Egitto, il faro di Alessandria e il mausoleo di Alicarnasso. Ma dopo aver visto il tempio di Artemide che arriva sino alle nuvole, tutte le altre meraviglie perdono valore ai miei occhi. Nessuna esagerazione. La costruzione, infatti, poggiava su un basamento più grande di quello del Partenone. Era stretta e lunga, e la cella centrale che custodiva la statua della dea era circondata da oltre 100 colonne alte più di 18 metri. Sicuramente il cretese Chersifrone, probabile progettista dell'edificio, fu consapevole di creare qualcosa di unico. Non per niente scelse, primo nella storia, di costruirlo interamente in marmo. Poi, a differenza degli altri templi, non lo orientò verso il sole nascente, ma verso ovest, poiché questa era la direzione del primitivo altare sul quale fu sovrapposta la nuova costruzione. Un'opera del tutto particolare, insomma, adatta ad una divinità altrettanto particolare, visto che quelle protuberanze che le adornano il petto sarebbero i testicoli dei tori immolati in suo onore. Ma è meglio non scherzare troppo sull'argomento, visto che sembra che i sacrificati non fossero solo animali, ma anche uomini. Nonostante simili dicerie, fino alla definitiva distruzione ad opera dei Goti nel 263 d.C., il tempio sarà il più importante centro bancario ed economico dell'Asia. Qui probabilmente, proprio come oggi, anche il marinaio del quale abbiamo indossato le vesti antiche avrà, come ogni buon turista, acquistato il suo souvenir prima di tornare in patria. Continuando la lettura dei resti di questa città, che certamente possiamo definire uno dei più importanti siti archeologici del mondo antico, ritroviamo questo continuo accostamento di sacro e profano. La fama della zona infatti sta crescendo, grazie anche ad alcuni luoghi considerati sacri da una nuova religione, il cristianesimo. Dimenticando le sanguinose dicerie sulle divinità locali, ben altro tono troviamo nella leggenda legata alla grotta dei Sette Dormienti sulle pendici del Monte Pion. Qui, sette giovani cristiani, durante le persecuzioni dell'imperatore Decio nel III secolo d.C., si sarebbero addormentati per svegliarsi solo due secoli dopo, sotto Teodosio, con il cristianesimo ormai divenuto religione ufficiale. Proprio ad Efeso, San Giovanni, l'apostolo prediletto di Cristo, concluse la sua esistenza e soprattutto scrisse il suo Vangelo. E a lui è dedicata questa chiesa, eretta proprio sulla sua tomba, sulla collina di Hagia Suluk. Anche in questo caso il motivo che ha spinto Giovanni a trasferirsi ad Efeso è proprio la nota tolleranza della popolazione, aperta ad ogni credo e costume, tolleranza che nasce dal quieto vivere e dal diffuso benessere.
Quando, prima della crocifissione, Gesù gli affida la madre per proteggerla dalle imminenti persecuzioni, Giovanni opta per Efeso senza indugi. Partendo dalla porta di Magnesia, si raggiunge il luogo dove, secondo la tradizione, sorge la casa della Madonna, che ora possiamo vedere nella versione restaurata, e dove Maria trascorse gli ultimi anni della sua vita. Ma oltre alla libertà di fede, un altro motivo è alla base della scelta di Giovanni per Efeso, e cioè il suo ruolo di gran centro commerciale e di transito, punto d'incontro di razze e civiltà che ne fanno il luogo ideale per propagare la religione cristiana. Proprio grazie alla diffusione del cristianesimo, la città ne ricaverà grossi vantaggi, diventandone, dopo Gerusalemme ed Antiochia, il principale centro. Essa vivrà così un nuovo periodo di splendore e vi si svolgeranno ben due concili ecumenici di grande importanza. Ma a quel tempo le condizioni della città saranno decisamente peggiorate. Il mare avrà nuovamente ripreso la sua fuga, allontanandosi sempre di più. Le vicine paludi, sempre più ampie, creeranno numerose epidemie. Tre successivi terremoti prima e le invasioni arabe del VI e VIII secolo poi indeboliranno sempre più l'importanza del porto, allontanandone i marinai e soprattutto i ben più importanti commercianti. La città comincerà gradualmente a restringersi e anni dopo agli abitanti, figli di una gente che aveva superato guerre e dominazioni di ogni genere, non resterà che spostarsi sulla collina di Hagia Suluk, attorno alla chiesa di San Giovanni, nella zona in cui la loro storia aveva avuto inizio tanti secoli prima. Ma della splendida Efeso, un tempo centro di un mondo attivo e felice, ci resta ancora oggi il ricordo immortale della sua ricchezza, opulenta ma tollerante, capace di superare differenze etniche e religiose e di creare, con una formula poche volte ripetuta nelle generazioni successive, un invidiabile clima di convivenza civile.